Sono sicuro che tutti voi saprete dare il massimo contributo per un'Europa migliore, che può nascere con noi, con voi, se sapremo metterci cuore e soprattutto ambizioni. Grazie. Qui al Parlamento europeo per la cerimonia di apertura della conferenza sul futuro dell'Europa, che si tiene il giorno della festa dell'Europa. Quella che avete visto è la nostra copertina dedicata a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo recentemente scomparso. In questa puntata parleremo di Europa e del ruolo attivo che possono avere i cittadini e le istituzioni dell'Emilia-Romagna. Il mondo sta cambiando in maniera veloce e la pandemia ha accelerato questo processo. Quindi come dovrebbe evolvere l'Unione Europea per affrontare le nuove sfide globali e prepararsi ai prossimi decenni? Cosa dovrebbe fare per rafforzare la democrazia? Che tipo di scelte dovrebbe prendere per l'economia, per l'ambiente e per tutelare la nostra salute? Per raccogliere idee, contributi e proposte, l'Unione Europea ha lanciato una grande iniziativa di consultazione. Sentiamo di che cosa si tratta nel servizio. Il Parlamento Europeo e la Commissione Europea, insieme ai Paesi membri, stanno promuovendo la più ampia consultazione pubblica che ci sia mai stata sui temi cruciali per il futuro dell'Unione, la conferenza sul futuro dell'Europa. La conferenza ha già coinvolto quasi 5 milioni di cittadini europei in tutti i paesi, in un modo o nell'altro, attraverso la sua piattaforma digitale, oppure attraverso gli eventi che si sono organizzati sia a livello europeo sia a livello locale, compresi i panel dei cittadini, queste riunioni in cui dei cittadini estratti a sorte hanno partecipato a dei dibattiti sull'Europa, dicendo la loro, senza essere esperti, senza essere addetti ai lavori. Protagonisti della conferenza sul futuro dell'Europa sono i cittadini e le organizzazioni della società civile, che rappresentano gli interessi delle comunità locali, nazionali ed europea. Le persone hanno la possibilità di discutere, riflettere, scambiare idee per poi formulare proposte all'Unione. Il Parlamento europeo ha voluto la conferenza sul futuro dell'Europa perché si è reso conto che bisogna dare, per evitare che i cittadini si allontanino dal progetto europeo, è importante dare loro risposte davvero efficaci e in maniera più democratica. E che c'era una grande urgenza di dare queste risposte, che queste risposte non potevano venire dall'alto, ma dovevano venire con un metodo di partecipazione. Anche l'Emilia-Romagna sta offrendo il suo contributo alla conferenza sul futuro dell'Europa, con diverse iniziative, convegni e workshop, promossi proprio dallo Europe Direct, il centro di informazione sulle attività europee che ha sede in Assemblea Legislativa. Con i consiglieri regionali, i rappresentanti in Italia delle istituzioni europee e i sindaci, si è parlato anche recentemente di governance europea e delle proposte formulate a riguardo dai cittadini emiliano-romagnoli. Sono in particolare i giovani ad essere coinvolti. Il confronto continua. Tre temi più gettonati, ci sono delle proposte molto interessanti, per esempio quella di abbandonare il voto all'unanimità in alcune materie, ma anche il fatto che gli europei chiedono un maggiore coordinamento tra i paesi in campo sanitario, quindi più competenze, più poteri all'Unione Europea in campo sanitario. Dopo la consegna della relazione conclusiva nella primavera di quest'anno, il Parlamento Europeo formulerà i prossimi indirizzi per le politiche dell'Unione, tenendo conto delle priorità segnalate dai cittadini. Il processo di ascolto dei cittadini, cominciato con la conferenza sul futuro dell'Europa, deve continuare. Sarà molto importante che l'Assemblea plenaria, con rappresentanti del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, esperti e anche rappresentanti dei cittadini, lavori bene e arrivi a delle conclusioni. E adesso spostiamoci in Assemblea legislativa per un approfondimento sulle attività di programmazione dei fondi europei e sull'attività che svolge l'Assemblea legislativa di partecipazione al processo di formazione delle leggi e dei regolamenti dell'Unione.
Il ruolo dell'Europa è fondamentale anche per la regione Emilia-Romagna e grazie alle istituzioni europee infatti negli ultimi anni l'Assemblea ha potuto avviare numerosi progetti con l'obiettivo di promuovere la conoscenza di diritti e doveri che derivano dalla cittadinanza europea. E in più si è cercato di migliorare l'efficacia delle politiche europee sul territorio emiliano-romagnolo e di creare maggiore consapevolezza sulle opportunità per la crescita economica e sociale. E proprio del rapporto con l'Unione Europea ne parla la Presidente dell'Assemblea Legislativa Emma Petitti. Dalla prima sessione europea noi partecipiamo attivamente a quella che è l'elaborazione delle politiche europee in relazione ai nostri territori e non è un caso che nel 2021 abbiamo attivato la rete regionale europea con tutti gli attori del patto per il lavoro all'interno di questa rete, enti locali, associazioni, università, mondo formativo e associativo, perché noi crediamo che la coesione sia un valore che dobbiamo portare anche nella relazione con l'Europa. In un momento come questo, dove l'Europa è ritornata protagonista attraverso le scelte che ha fatto, che guardano alla giustizia sociale, guardano all'innovazione, guardano al ruolo dei giovani per la crescita dei nostri territori, crediamo che sia ancora di più importante investire in questa direzione. In questi giorni l'Aula ha votato la programmazione del Fondo Sociale Europeo, che è il principale strumento utilizzato dall'Unione Europea per sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. All'ordine del giorno anche il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che si prefigge l'obiettivo di appianare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee. Il prossimo passo importante riguarderà invece la sessione europea, cioè il momento di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche del diritto dell'Unione Europea. Ma sentiamolo dal servizio di Francesca Mezzarri. La programmazione dei fondi europei 2021-2027 approda in aula. In prima battuta si è trattato il tema del Fondo Sociale Europeo, che si concentra sul lavoro, dal contrasto alla disoccupazione fino all'impegno per migliorare le condizioni del lavoro femminile, dalla formazione professionale all'inclusione sociale. Molta attenzione è riservata anche alla collaborazione tra pubblico e privato, al coinvolgimento delle parti sociali e del volontariato, e sono previsti investimenti per superare il divario digitale e favorire la possibilità di coniugare i tempi di vita casa-lavoro. Avremo da spendere da qui al 2027 2 miliardi di euro di finanziamenti europei da investire nei territori per i cittadini emiliano-romagnoli e per le imprese. A fianco del Fondo Sociale Europeo anche il programma FESR, con cui la Regione intende coniugare qualità del lavoro, incremento della produttività, innovazione tecnologica, ambientale e sociale. L'obiettivo è ridurre le diseguaglianze economiche, sociali, di genere, generazionali e territoriali. Sono 4 le priorità di questo programma: ricerca e innovazione, sostenibilità, qualità dell'aria e sviluppo territoriale. Sono importanti per noi ottenere queste risorse qui, sia dal punto di vista dell'occupazione giovanile, sia dal punto di vista delle aree e delle comunità montane, sia dal punto di vista della tecnologia, della rete digitale, dei saperi, dei doveri, della conoscenza, tutto ciò che la Regione punta a valorizzare nell'ambito delle strategie che ci si pone da qui fino al 2027. Il prossimo passo riguarda la sessione europea. Prenderà il via il prossimo 23 febbraio con un'udienza conoscitiva. Dopo aver coinvolto tutte le commissioni, si concluderà con una seduta solenne in cui l'Assemblea approverà una risoluzione di indirizzo alla Giunta sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea. L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna partecipa alla formazione delle politiche europee e alla loro attuazione nel territorio. Questo si concretizza in alcuni passaggi fondamentali. La sessione europea, che è il momento in cui l'Assemblea Legislativa si confronta con il programma annuale della Commissione europea e porta la voce dei cittadini emiliano-romagnoli a Bruxelles. Stiamo aspettando le indicazioni dall'Europa che ci dirà quali saranno gli obiettivi su cui poggeranno i vari pilastri europei e dal di lì partiremo con l'udienza conoscitiva, quindi avremo tutti gli stakeholder e valuteremo appunto queste raccomandazioni per arrivare poi in aula con la sessione europea a metà marzo con la risoluzione che si farà in prima commissione, che io poi leggerò come presidente della commissione bilancio e affari europei proprio sulla sessione europea.
La programmazione delle ingenti risorse a disposizione per le cosiddette politiche di coesione avrà un'importante ricaduta in Emilia-Romagna, lo abbiamo sentito. I provvedimenti sui fondi europei approvati dall'Assemblea condividono alcune priorità trasversali che orienteranno i bandi e gli accordi con specifiche premialità e riserve, l'attenzione alle nuove generazioni, il contrasto alle diseguaglianze di genere, la piena partecipazione dell'intero territorio alla realizzazione degli obiettivi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nella scheda che abbiamo preparato. Sono oltre 2 miliardi di euro le risorse a disposizione dell'Emilia-Romagna per i prossimi 7 anni di programmazione dei fondi europei, quasi 800 milioni in più rispetto al periodo precedente. Le risorse di provenienza europea, statale e regionale sono equamente divise tra il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo. Per quanto riguarda il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, circa un terzo delle risorse, 303 milioni di euro, è destinato alla lotta al cambiamento climatico, con azioni rivolte alla sostenibilità e alla decarbonizzazione, 40 milioni per misure di miglioramento della qualità dell'aria, 530 milioni per innovazione, ricerca e competitività, 120 milioni per attrattività e coesione sociale. Il Fondo Sociale Europeo riserva circa il 50% delle risorse, e cioè 502 milioni di euro, al lavoro e all'occupazione giovanile, 202 milioni per istruzione e formazione, 288 milioni per l'inclusione sociale. Almeno il 10% di tutti i fondi dovrà coprire progetti riguardanti territori più fragili, in particolare aree interne e montagna. E adesso torniamo in Assemblea Legislativa, dove c'è per noi Margherita Giacchi. Parlando di Europa, non si può non parlare dei centri Europe Direct, la rete di informazione coordinata dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione Europea e rivolta a tutti i cittadini. I centri si occupano di comunicazione e informazione sui temi dell'Unione Europea e agiscono come intermediari fra l'Unione stessa e i cittadini a livello locale. Uno di questi centri è presente anche in Assemblea Legislativa, il Centro Europe Direct dell'Emilia-Romagna, che offre ai cittadini informazioni, consulenze e risposte sull'Unione Europea, si occupa di svolgere attività di formazione con gli studenti e sensibilizza i giovani sulle opportunità offerte dall'Europa. E a proposito di giovani, una delle prossime iniziative riguarda proprio l'Anno Europeo della Gioventù. Sentiamo di cosa si tratta dal servizio di Luca Govoni. Il 2022 è l'Anno Europeo dei Giovani. Le istituzioni dell'Unione hanno deciso di concentrare le proprie azioni sulle nuove generazioni, che hanno particolarmente risentito della pandemia. L'Anno Europeo dei Giovani, cioè il 2022, è un'iniziativa della Commissione europea. L'Unione europea tutti gli anni dedica l'annata successiva a un tema in particolare. Quest'anno appunto sono i giovani, che vogliono essere messi sotto un riflettore particolare a seguito soprattutto dei danni che ha subito quella fascia d'età, quella generazione, con la pandemia. Le iniziative e le attività del 2022 portate avanti dalle istituzioni europee incoraggiano i giovani a diventare cittadini attivi. L'obiettivo è quello di promuovere le opportunità che le politiche dell'Unione Europea offrono alle nuove generazioni per il loro sviluppo personale, sociale e professionale. Un ruolo importante nella promozione delle politiche europee lo svolge il Centro Europe Direct dell'Emilia-Romagna, che ha sede in Assemblea Legislativa. Il centro, all'interno della Conferenza sul futuro dell'Europa, è stato designato come hub, cioè come centro regionale di promozione e organizzazione di attività della conferenza. Noi come Europe Direct Emilia-Romagna, come centro di informazione dell'Unione Europea per il territorio della regione Emilia-Romagna, ci occupiamo regolarmente dei giovani attraverso i percorsi formativi che proponiamo alle scuole e all'università. Poi, in particolare quest'anno, diamo spazio alla tematica dei giovani nel contesto della conferenza sul futuro dell'Europa. Per rimanere aggiornati, seguiteci sui nostri profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Grazie per essere stati con noi, arrivederci su queste frequenze.